Squarnita la porta del Golbet. Sale bene il portiere della Roma Calcio a 5 che tira in porta e c'è il gol dell'1-0 per la Roma. Ha segnato il portiere, il numero 1 di Giambattista. Vittori scarica in avanti bene per Angela che prova ad andarsene con un dribbling. Ancora il numero 99 del gol perché calcia in porta adesso e ottima risposta del portiere della Roma. Ancora serve in avanti il compagno che prova a rientrare, si fa vedere ancora i poli di servita. Adesso al centro di rigore che scarica bene sulla destra per il compagno, il numero 11, e c'è il gol del 2-0 per la Roma Calcio 5 a segnare. Calcio d'angolo battuto subito verso Venturini, tiene palla ancora il numero 6 della Roma, scambio con Dorazzi, pallone che resta lì e Venturini alla fine sigla il 3-0 per la Roma Calcio a 5. Contropiede, se ne va il numero 10 della Roma, scarico dalla parte opposta ancora per Venturini che dribbla Tarini e calcia in porta e c'è il gol del 4-0 per la Roma Calcio a 5. Dalla parte opposta per Zenga. Serve in avanti ancora bene Angelè che con uno scavetto e anche con l'aiuto del palo sigla il gol del 4-1 per il Golbet. Vittori col sinistro, calcia in porta forte e c'è il gol del 4-2, accorciano ancora le distanze il Golbet. Sì, riesce a servire Ippoliti bene sulla sinistra, ancora Ippoliti vince un contrasto, supera il portiere e sigla il gol del 5-2 per la Roma Calcio a 5. Venturini, il pallone però è toccato da De Marco su cross del numero 6 della Roma e c'è il gol del 6-2 per la Roma Calcio a 5. Andrà ancora Vittori col sinistro, calcia in porta e ancora su punizione segna il giocatore del Golbet e dal gol del 6-3. Palla allargata sulla sinistra per Zenga che calcia in porta di punta e accorcia ancora le distanze il Golbet, è gol del 6-4. D'angolo battuto per Aronni, ancora il numero 8 costretto a indietreggiare per Venturini che calcia in porta e segna ancora ed è gol del 7-4 per la Roma Calcio a 5. Parte Angele col destro, ottima la risposta di Giambattista, la può partire in break la Roma Calcio a 5. Dorazzi parla messa in mezzo per il compagno Negrete e c'è il gol dell'8-4 per la Roma Calcio a 5. Triplice fischio dell'arbitro, vince la Roma Calcio a 5 8-4 e si qualifica nel girone di Coppa Italia.